A partire dal 3 maggio, Rossini TV porterà sui vostri schermi due puntate a settimana dedicate alla creatività e all'arte rivolte per i più piccoli. Tutti martedì e giovedì alle 16 potrete assistere a divertenti laboratori interattivi che verranno condotti da Federica Massi, l'ideatrice di questo nuovo format che ha riscosso grande successo finora su YouTube. Io organizzo laboratori creativi per bambini e anche feste con intrattenimento creativo. E l'idea di aprire un canale YouTube è nata durante il primo lockdown, quando non potevo appunto essere in presenza con i bambini e fare i nostri soliti laboratori, e quindi insieme al mio compagno che è un videomaker, si occupa di realizzazioni appunto di contenuti multimediali, abbiamo messo in piedi praticamente dentro casa quest'idea di proporre laboratori creativi per tutti i bambini. Che tipo di giochi, che tipo di attività avete scelto di portare sul web? Ovviamente cose molto semplici che in quel periodo soprattutto si potevano realizzare in casa con materiali anche poveri, volendo, perché non si potevano chiamare i corrieri, cioè non si poteva uscire di casa, comprare le cose. Abbiamo addirittura provato a realizzare la colla fatta in casa utilizzando farina e acqua, cioè quindi proprio dei lavoretti molto semplici che potessero intrattenere i bambini in quel momento. Federica ha le idee chiare anche per il futuro. Ovviamente in questo periodo ho ricominciato a fare i laboratori in presenza e perciò diciamo è rimasto un po' in stand by, ma l'obiettivo è proprio quello, anzi quasi di fare una sorta di TV proprio per bambini, con i bambini, volendo in presenza con me, uno o due alla volta, che insomma mi aiutano a creare.